Allora, cari amici, facciamo questo smart test per Instamic. Lo sto facendo sul terrazzo di casa mia. Adesso cambierà l'audio non più della camera, ma dell'Instamic che ho appena acceso. Adesso si sta accendendo. E fai l'inizializzazione. Ok. Registrazione. VMeter, è partito il VMeter. E adesso sta registrando. Adesso l'audio che ascoltate non è più quello della camera, bensì quello dell'Instamic Pro. Allora, in questo momento mi trovo sul terrazzo di casa mia e sono le 20 di sera all'imbrunire, sono con una luce artificiale. Sto registrando attraverso l'Instamic Pro, farò pochi secondi di silenzio in modo tale da sentire il sottofondo e mi affaccio. Riprendo a parlare e vi posso dire che c'è un traffico molto intenso. Io ascolto un suono molto molto persistente, un rumore di fondo molto forte. Voglio vedere come agisce l'Instamic Pro in queste condizioni. Do due informazioni rispetto a come l'ho configurato tramite l'app, poi vi farò vedere come si configura. È molto semplice l'app di Instamic su smartphone. Ho impostato l'Instamic in modalità stereo, 48 kHz di registrazione wave e con un guadagno manuale a 10 dB. Vi faccio vedere le modalità semplici di come funziona l'app. Torniamo in studio a editare. Ciao a tutti da Max De Martinis. Adesso faccio vedere, sto registrando sempre con l'Instamic, come si configura l'Instamic con la sua app dell'Instamic. In questo caso la uso su uno smartphone Android. Si attiva il Bluetooth, si apre l'app, rileva l'Instamic, che in questo momento è acceso perché sto registrando, ha individuato il microfono, tocco e va in connessione. Adesso mi sta dicendo che è connesso e sto anche registrando, potete vedere il pallino relativo alla registrazione. Cambiando questo menu, si apre il menu di registrazione, mi sta dicendo che sto registrando da 56 secondi e continuo a registrare. Posso decidere, chiaramente in questo momento non posso farlo perché sto in registrazione, posso decidere la modalità di registrazione, stereo, mono e quant'altro, il livello di input, in questo caso è manuale, l'ho impostato a 10 dB, il rate mi dice il tempo rimasto di registrazione, in questo caso 6 ore e 53 minuti, il livello della batteria e il firmware. Sono partito con la registrazione, ecco, quando la registrazione la avviamo da app, ci segnala anche il monitor, connette anche il monitor che ci dà sia il livello di istogramma della grafica del mio parlato, sia il livello dei VMeter. Possiamo regolare il guadagno. In questo caso io se vado molto in alto fino a 30, fino a 48 dB, però adesso forse è troppo alto, diciamo che il guadagno ideale e sui 10 dB. 10 dB impostato a cravattino, diciamo sul bavero della giacca, a mo' di levalier, è l'ideale per poter prendere in maniera ottimale il parlato senza avere dei disturbi, delle interferenze da suoni esterni e rumori esterni. Ora interrompo la registrazione e chiudiamo questo video.